Bentornati e bentornati su Veglife Channel. Io sono Valeria, chef e autrice del libro Veglife, mangia sano, vivi consapevole. Nel video di oggi vediamo come preparare delle buonissime polpette di miglio e zucchine 100% vegetali e senza glutine. Queste polpette sono ideali sia per un aperitivo sfizioso che per una cena sana e gustosa. Potete prepararle sia al forno che in padella e piaceranno a tutti, soprattutto ai bambini. Ed è un ottimo modo per far consumare loro i cereali integrali in chicco. Se siete curiosi di scoprire la ricetta, non vi rimane che guardare il video fino alla fine. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un video. E adesso partiamo subito con la ricetta. Come prima cosa cuocio il miglio per assorbimento, seguendo il metodo infallibile che potete trovare qui sul canale. Vi lascio il link nelle schede e nel box informazioni. Mentre il miglio cuoce, lavo e grattugio due zucchine medie. Pelo uno spicchio d'aglio e lo metto in una padella. Aggiungo un filo d'olio e vado ai fornelli. Faccio scaldare l'olio per un paio di minuti e aggiungo le zucchine grattugiate. Mescolo, copro con il coperchio e faccio cuocere per circa 5 minuti. Aggiusto di sale, rimuovo l'aglio e termino la cottura per un paio di minuti. Metto le zucchine cotte in una ciotola e le faccio intiepidire. Quindi aggiungo anche il miglio cotto e tiepido. Preparo l'impasto delle polpette aggiungendo un filo d'olio, curcuma in polvere, un pizzico di pepe, sale a piacere e prezzemolo tritato. Io l'ho messo secco perché avevo terminato quello fresco, ma se avete quello fresco verranno ancora più profumate. Mescolo bene per amalgamare gli ingredienti. E aggiungo 4-5 cucchiai di farina di ceci, che serve per addensare il composto e renderlo lavorabile. Faccio riposare l'impasto per una mezz'ora in frigo prima di formare le polpette. Preparo un piatto e una ciotola con un po' d'acqua. Inumidisco le mani e prelevo una pallina di impasto. La faccio rotolare tra le mani per formare una polpetta. Proseguo così fino a terminare tutto l'impasto. Con queste dosi verranno circa 22 polpette. Preparo una ciotola con un po' di pangrattato senza glutine e ripasso tutte le polpette. Se non trovate il pangrattato senza glutine, potete sostituirlo con la farina di mais bramata. Verranno benissimo lo stesso. A questo punto potete cuocere le polpette in forno a 180 gradi per una ventina di minuti oppure in padella con un po' d'olio, come faccio io per esigenza di video. Ed ecco pronte le mie buonissime polpette di miglio e zucchine. Sono croccanti e dorate fuori e morbide dentro. Le zucchine sono molto delicate e si sposano benissimo con il miglio, ma potete utilizzare anche altre verdure come gli spinaci o i peperoni. Io le accompagno ad una semplice maionese vegetale e vi assicuro che ci sta davvero benissimo. Anche di questa potete trovare la ricetta qui sul canale. Potete anche cuocere e congelare le polpette,
così da averle sempre pronte per ogni occasione. Provatele perché sono sicura che ve ne innamorerete. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di lasciarmi tanti like per aiutarmi ad indicizzarlo. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un video. Seguitemi anche su Instagram, dove mi trovate sempre come Veg Life Channel. Alla prossima, ciao!